Salve a tutti, nuova puntata di Non Solo Whisky. Oggi affrontiamo un imbottigliamento privato di Ultimate. Caulila, 9 anni, 46 gradi, Ancel Filtrate. E niente, andremo sul Qualila, un po' tradizionali oggi, ma... E grazie a Douglas. Sempre Douglas, spirits e colori. Altro sample preso al bar show, ma ci insomma, aspettiamo... Tutta robetta buona, tanta roba, sì. Eccoci, squadra Non Solo Whisky al completo, Lorenzo Giovannetti, Arnaldo Maggio Vergano. E oggi caschiamo in piedi Caulila già con gli OB, per me tanta roba, e con gli IB di solito vengono selezionate le botti. Sì. Anche questo grazie a Spirits e Colori e grazie a Douglas. Questo al Roma Basho, preso anche questo Roma Basho, non l'abbiamo assaggiato lì perché abbiamo assaggiato poi due Shinobu, per cui ci siamo orientati sul whisky giapponese visto che era mezzogiorno. Mi sono dovuto sacrificare, abbiamo assaggiato due giapponesi torbati. Perché questo ve lo raccontiamo proprio, cioè, in diretta, nel senso non sappiamo niente di questo niente, whisky. Niente. Sì. Se non che appunto un Caulila da 9 anni, 46 gradi. Sì, vediamo un attimino che ci dice. Vediamo quello che ci dice. Wow, caramella d'arancia. Sì, ma c'è questa torba che ti avvolge. Sì. Una torba calda. Calda. Sì, avvolgente. Avvolgente. Note di mela, pera, note di falò. Io vado note più di... su agrumi, lo sai? Sì, ma l'agrume c'è, nel senso è la prima cosa che ho sentito, questa caramella d'arancia. Ah, ok, quindi però, sulla dolcezza, un po' candito, ok, però poi sotto sotto sento anche la mela, la pera, sento anche altre cose. Sì, anche altra frutta, io invece questo agrume mi sembra quasi bruciacchiato. Sì, perché no? Un po' di gomma, un po' di pneumatico, vero? Leggero, sì. Sì, devo dire che anche questo Qualila... Bello, si fa annusare. Anche di questo io non mi sento, non ho la più pallida idea del prezzo. Boh. No, non lo so, non lo... Boh. No. Gigismondo, boh. Ti facciamo lavorare, prima o poi ti pagheremo in sample, lo giuro. Oh, vi rubo un minuto, noi abbiamo fatto l'associazione culturale e stiamo cercando accordi per fare il nostro imbottigliamento. Ovviamente potrà comprare e partecipare solamente chi è iscritto all'associazione. Siccome l'associazione culturale non può fare guadagni, capite bene che quello che andremo a selezionare avrà un prezzo molto interessante. Vabbè, si farebbe odorare parecchio, ma... Allora... E qui esce la torba di Caulila. Bello. Proprio, cioè, pa. Sì. Qualila sembra darti i tempi. Sembra un Qualila di un'altra generazione. Niente a che vedere con gli... Nonostante siano buoni con gli OB adesso. Ora è come se aveste messo un chilo di sale nell'acqua della pasta. Veramente. Bellissimo. Mamma mia. Cioè, ma poi al naso torba... m'era piaciuto. Sì, però in bocca... era tranquillo. No, invece in bocca è partita la festa, esplode. Proprio il mare, la torba, stai proprio lì, veramente bello. Sì. Però io faccio il secondo sorso molto volentieri, lo chiama proprio. Ah, ragazzi, ma lui i sorsi, ma come li fa i sorsi sto ragazzo? Perché ha visto che ce n'è altro. Infatti non muovo verso pure. Ragazzi, cioè, allora predomina un po' la torba, però poi ragazzi, no, però c'è anche note di mela, di frutta, sì, di fiori, sì, di guerizia, legno, sale, un po' erbaceo. Tanto erbaceo quasi che sfiora un po' il mentolato a un certo punto, ma poi è persistente, è lungo, sì. È proprio rimane buono. Salato. Bello. Secondo me di un'altra generazione. Mi piacciono i Caulila, quelli opulenti, quelli corposi, questo bello.
Sì. Nicolella ne abbiamo recensiti tanti, però sì. Devo dire che ma allora i Kaulila stupisce sempre B. Sì, è The Ultimate, è The Ultimate. Sì, sì. Non stiamo parlando di un IB, come si dice, pizza e fighi. A Roma si direbbe pizza e fighi. Con l'acqua al naso, per assurdo, esce più la torba. La ciclotorba però si calma tanto. L'alcol. Si calma tanto anche un pochino proprio a livello olfattivo, dice, olfattivo in generale si calma, ma questo non vuol dire che poi no è comunque opulenta, comunque c'è caramella, c'è, forse si è persa la parte agrumata, forse si è persa la parte, a me viene sempre in mente un po' l'alpellivi adesso, un po' il tuffì, un po' la liquirizia al latte. Ma mentolato io onestamente no. Mentolato? Ah, liquirizia al latte sì. No, se parli di Alpenlib io penso a qualcosa di mentolato. No, quindi... l'Alpenlib è la caramellina. Quella, sì, ma ci sono vari tipi di al... No, quella al tuffì, okay. La liquirizia, okay. Tuffì, sì, insomma. Sì. Io ho bevuto che quasi non me ne sono accorto, proprio ti chiama la bevuta e in bocca... Allora, se senza acqua i 46 gradi glieli date... Con queste due goccette d'acqua il grado alcolico si è tenuto tantissimo a livello di olfatto e altrettanto a livello di bocca. Quindi se vi ha leggermente aggredito perché siete i primi whisky, ma con questo partite a un livello molto alto, quindi per me non è un whisky da novizi, con due gocce d'acqua cala quella nota un po' alcolica. Non è un whisky da novizi, non tanto per la reazione alcolica quanto per ciò che esprime, ciò che esprime, perché esprime per note, l'opulenza, per la torba, perché comunque è bello carico, rimanete storditi, sì, in sì. Un certo senso. No, mi piace a livello gustativo con l'acqua, perché poi esce tutta la nota speziata di pepe rosa, sì. Molto molto speziato, quasi note di cannella, ma neanche cannella, alla fine rimane sul pepe in maniera importante su vari livelli. Ed è molto bello perché è molto lungo, sì. Cioè, ti fa compagnia questa nota, sale e pepe e sale. Bello whisky. Grazie Douglas, l'abbiamo detto. Grazie Douglas, grazie a Spirits e Colori. Per, insomma, speriamo di poter poi collaborare con loro. Le cose, perché hanno ampliato molto il loro insomma, il loro portafoglio per cui hanno delle cose interessanti, sì. Ci siamo visti al bar show, vorremmo insomma in futuro avremo un inverno importante, ragazzi, noi cerchiamo di mettere tutto in fila e a volte ci riusciamo, a volte no, per cui con i nostri tempi, con i nostri purtroppo tempi. Siamo lenti, ma poi le cose le facciamo, sì infatti questo è quanto, ragazzi, bevete poco, bevete bene, alla prossima, ciao. Gunslinger, death bringer, in your black veil.